Sicuramente ci vorrà un distanziamento sociale. Inizi maggio 2019 e le nostre spiagge si presentavano così. A quasi un anno di distanza, questo è il litorale romano. Qui siamo ad Ostia e nessun imprenditore ha aperto il suo stabilimento. Purtroppo noi è più di un mese che siamo fermi. Speriamo da qui a breve di poter ricominciare con la manutenzione. Edoardo Moscara è il gestore di questo stabilimento. I lavori, come ogni anno, sarebbero dovuti partire a metà marzo, ma solo mercoledì sera la Regione Lazio ha autorizzato i lidi a riaprire per le attività di manutenzione e vigilanza. Fortunatamente, per quanto riguarda la spiaggia, da quella parte noi avevamo già finito tutta la manutenzione, verniciatura delle cabine, sistemazione, mentre da quest'altra ancora dobbiamo finire. E lei aveva anche una serie di lavoratori cosiddetti stagionali, ad esempio i bagnini, che a quest'ora erano già in campo. Da maggio 29 persone che ci stanno chiamando giornalmente per avere un'idea di quello che succederà. Sarebbe veramente fondamentale, no? Che riusciamo a dare perlomeno lo stipendio a tutti i dipendenti che avevamo l'anno scorso. Sarebbe il più grosso successo di quest'estate. E anche per questo il sindacato Balneari chiede certezze al governo. Parliamo infatti di un settore che conta circa 30.000 aziende. C'è bisogno di un'ordinanza nazionale che sia uguale per tutti e che tutti possano cominciare nello stesso momento a fare la manutenzione, che è la cosa più importante in questo momento. Aspettiamo ovviamente il Ministero della Sanità che ci dica poi quando, come e se aprire. Sicuramente ci vorrà un distanziamento sociale, un controllo delle persone che vanno nelle cabine, una turnazione per quello che è i servizi. Quelle cose che sono girate questi giorni, quelle strutture in plexiglass, a mio modesto avviso è una follia. Stiamo parlando di questi, box trasparenti con pareti in plexiglass per un distanziamento sociale anche in spiaggia. L'idea è di un'azienda modenese che da qualche giorno sta facendo parlare di sé. Noi abbiamo progettato una struttura autoportante modulare con un pannello in plexiglass, un sistema che il cliente stesso possa andare a recuperare per fare anche delle altre attività. Avete avuto già delle richieste? Abbiamo delle richieste, oltre i 600 moduli. Ci stanno mandando le planimetrie delle spiagge. Spiagge. E mentre una parte dell'Italia contesta già quest'idea, a Rimini è partito il lettino da sporto. Abbiamo il lettino da consegnarti. Perfetto, stai pure per questo piano. Lorenzo, insieme a suo padre, gestisce da anni un noto stabilimento della costiera romagnola e da venerdì consegna lettini a domicilio. Nei primissimi giorni abbiamo avuto una decina di richieste fino all'altro giorno, poi con un paio di servizi radio la voce si è sparsa molto, quindi stiamo avendo veramente tante richieste di adesione. Ognuno si sta ingegnando su quelle che potranno essere le varie restrizioni, noi compresi. Ci sono tante soluzioni su cui bisognerà riflettere e su cui speriamo di poter dare il nostro contributo anche come operatori turistici. Ma alla fine la domanda viene spontanea. Se mai si potrà ritornare in spiaggia, tutto questo quanto ci costerà? A livello nazionale tutti siamo concordi nel non fare nessun tipo di aumento. L'importante è che vengano accettate le nostre richieste. Visto che siamo passati da